Vangelo ci propone una parabola conosciuta da tutti. Vediamo due figli, così simili a noi, chiusi nel loro egoismo, alla ricerca continua del loro personale tornaconto. E poi sullo sfondo c'è un padre. È un padre che lascia andare il figlio anche se sa in cuor suo che andrà incontro ad una vita dissoluta. È un padre che scruta l'orizzonte sperando di rivedere quel figlio perduto. È un padre che non rinfaccia ma abbraccia, che risponde alle scuse del figlio accogliendolo in casa con una festa. È un padre che tenta di convincere il figlio maggiore, quello più virtuoso, supplicandolo di rientrare in casa e di partecipare alla festa per il fratello. È un padre che non lascia andare perduto nessuno dei suoi figli. Accoglie il figlio che era perduto, restituendogli vita e dignità. Esce a cercare il figlio che era sempre stato con lui per rispondere alla sua rabbia e invidia con tutto il suo amore di padre. È un padre che ama i propri figli e proprio per questo li rende liberi di fare le loro scelte, liberi di ricambiare il suo amore. È un padre che fa festa per ogni figlio ritrovato. E in questa Quaresima siamo chiamati a riscoprire ogni giorno il vero volto di Dio nostro Padre. Figlio, tu sei sempre con me. Guardo più al mio essere figlio maggiore o all'essermi padre di Dio? Buona giornata a tutti.